Benvenuti alla lezione di come cucire la cerniera lampo nascosta. Per poter cucire la cerniera lampo nascosta abbiamo bisogno di questo piedino. Come vedete ha due incanalature dove entreranno all'interno i dentini della cerniera. Ci sono altri tipi di plastica. Non prendeteli, questo è l'unico modello che veramente funziona in maniera perfetta. Ora togliamo il piedino precedente dalla macchina da cucire e poi faremo scendere il piede, mettiamo il piede sotto la macchina e facciamo scendere la parte che si incastrerà nel piedino. Ok, adesso prendiamo la nostra gonna, cuciamo il centro davanti, lasciando aperto la parte superiore della lunghezza della cerniera lampo. Pieghiamo i 2 cm che abbiamo dato per lasciare appunto il segno dove cucire la cerniera. Ora mettiamo la cerniera sotto soltanto per regolarci, per vedere poi alla fine come sarà. È importante che il piedino della cerniera lo vediate, non sia al contrario. Ora prendo i 2 cm, li apro, posiziono la cerniera lampo a distanza di 2 cm dal margine e osservando che tra la plastica e la parte superiore ci sia 1 cm abbondante dove verrà cucita la cintura. A questo punto posso mettere il mio primo spillo con la testina in alto. Continuo a mettere gli spilli, però questa volta con la testina in basso, così sarà più facile togliere lo spillo. Continuiamo ancora verso il basso. Ecco ancora un altro spillo. Molto importante anche qui essere precisi. Ok, la fine della cerniera lampo dovrà coincidere precisamente con la fine della cucitura che abbiamo fatto al centro dietro, cioè i dentini dovranno essere in corrispondenza della fine di questa cucitura, perché poi al rovescio vedrete che la cucitura che faremo sarà il seguito della cucitura del centro dietro. Ora iniziamo dalla parte più in basso della plastica. Dietro potrete vedere che c'è la plastica della cerniera. Alziamo i dentini a 90 gradi e li infiliamo dentro il canale di sinistra. È molto importante sentire quando infiliamo l'ago che non prendiamo la plastica della cerniera. Iniziamo andando indietro, aiuta molto per poi far scorrere bene la cucitura. Il piedino da solo alzerà i dentini, però mi raccomando, fate attenzione che questo accade, perché se l'ago cuce i dentini, la cerniera lampo non si chiuderà. Come vedete, tolgo gli spilli prima di passare con il piedino, perché chiaramente non andrebbe avanti. Ora proseguiamo e a questo punto, come ho detto, dobbiamo arrivare alla cucitura, vedete la cucitura che abbiamo fatto in precedenza nel centro dietro.
Per rinforzare la cucitura andiamo indietro 2-3 punti e usciamo e tagliamo il filo. Come vedete, le due cuciture si sono incontrate. Ora chiudiamo un po' la cerniera lampo. Ok, apriamo ben bene un attimo, così lo vedete meglio. Ok, apriamo ben bene la cucitura del centro dietro. Vedete? E ora mettiamo due spilli tra la cucitura del centro dietro e l'inizio della cucitura della cerniera lampo. Questo per evitare che quando cuciremo la cerniera non venga fuori un eccesso di tessuto che è abbastanza brutto. Ora andiamo in alto e iniziamo a mettere gli spilli a distanza di 2 centimetri. Apriamo la cerniera fino in. Ok, ora in alto iniziamo a sistemare la cerniera a 2 centimetri di distanza e controlliamo che la cerniera inizia alla stessa altezza. Perfetto. Ok, ora possiamo mettere il primo spillo e mettiamo poi gli altri spilli a distanza di 2 centimetri dal bordo. Io amo mettere 2 centimetri per la cucitura della cerniera lampo, ma ci sono persone che gli basta 1 centimetro. Come vedete, anche io cerco di avvicinarmi quanto di più alla perfezione. Ok, adesso alziamo i dentini a 90 gradi e li infiliamo nel canale di destra. 90 gradi è angolo retto. È molto importante fare attenzione che, come ripeto, che i dentini siano ad angolo retto, altrimenti vengono cuciti dal lago e non si potrà chiudere la cerniera. Siamo andati indietro per rinforzare la cucitura e adesso andiamo in avanti, togliendo ogni volta gli spilli. Vi consiglio, per motivi di ripresa, io lascio gli spilli, ma consiglio sempre di fare l'imbastitura e quindi togliere gli spilli prima di cucire sulla macchina da cucire. Ok, arriviamo al piedino ci dice di fermarci, facciamo 2-3 punti indietro e la cerniera è cucita. Ora togliamo i due spilli in basso che abbiamo lasciato. Chiudiamo la cerniera lampo e, come vedete, è venuta perfetta. Ok, arrivederci alla prossima lezione. Mi raccomando, allenatevi.